a mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Riprendiamo la linea in diretta su RDA Radio 1, in replica e streaming su alcuni degli oltre 70 canali aderenti al circuito Spreaker.com, anche RDA Radio 1 ne fa parte. Siamo in diretta con l'appuntamento numero 2 di M91 Quick Rotone, commenti finali, analisi e sintesi del match valido per il 28esimo turno di Serie A Team, partita numero 9 del girone di ritorno di Serie A Team. Stavamo dicendo praticamente che ci seguite anche in replica e streaming su tre canali storici aderenti al circuito gemellati con noi ed altre emittenti aderenti comunque a questo circuito, Spreaker.com, Stapradio.it, Radio Ballerina One Regno dei Borboni 7 sono quelle gemellate cui vanno i nostri saluti, e poi le alternative sono sui canali social, pagina Facebook di Fracalcio Realtà di Origine, al gruppo Facebook di recente costituzione ad essa collegato Amici cui piace Fracalcio e Realtà, twitter.com, e poi il canale YouTube di RDA Radio 1 bis Riccardino 23, la voce è quella di Antonio Milano. Buonasera, è il secondo appuntamento consecutivo di M91 qui Crotone. Entriamo nel vivo di quello che è stato caratterizzato come match valido per il 28esimo turno di Serie A Team tra Crotone e Bologna. Allo stadio comunale Zio Scida poteva arrivare una vittoria che permetteva al Crotone di raggiungere quota 18, di agganciare quasi il Parma, sfruttando l'occasione del fatto che il Parma, avendo giocato l'anticipo del venerdì sera contro il Genoa, ha avuto una sconfitta pesante casalinga contro appunto il Genoa per 2-1, e il Parma adesso si trova a quota 19. Il Crotone avrebbe avuto l'occasione per riavvicinarsi a quota 18 in questo frangente. Chiaramente si allontana sempre di più la possibilità di raggiungere l'obiettivo della salvezza, salvo il fatto che essendo il pallone rotondo, un paio di miracoli se non più potrebbero rilanciare la squadra di Serse Cosmi. La situazione in classifica: il Crotone rimane a quota 15 con la sconfitta interna casalinga per 2-3. Secondo quanto visto nel primo tempo, poteva essere l'occasione, avendo praticamente chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, non essendo arrivata subito la rete della sicurezza, il Bologna ne ha saputo approfittare mostrando al momento giusto il suo quoziente superiore, ma questo è emerso grazie anche forse a troppe disattenzioni e probabilmente un po' di nervosismo in campo, se non anche una scelta sbagliata e un po' azzardata di lasciare Simi troppo solo davanti, non approfittare di avanzare la posizione di Junior Walter Messias una volta uscito Samuel Di Carmine.
E in questo il Bologna ne ha saputo approfittare con anche un po' di pizzico di fortuna, che a volte non guasta se lo avesse avuto anche il Crotone, che non ha saputo sfruttare alcune occasioni clamorose che avrebbero riportato il risultato in partita. Anche in questo pesa il fatto che la rete segnata da Rivière ha visto praticamente l'azione viziata da fuorigioco, un fuorigioco poi risultato abbastanza evidente, che avrebbe permesso di ristabilire le sorti in campo, ma così purtroppo non è stato, e quindi alla fine il risultato finale è di 3-2 per il Bologna, che non solo in pochi minuti agguanta il pareggio, prima rientra in partita con una distrazione, diciamo attraverso un vizio di forma, e poi per la seconda rete sul pareggio, in cui non è colpevole il portiere Alex Cordaz, praticamente un rimpallo ne ha favorito la realizzazione su tiro raso terra, che era praticamente invisibile alla vista di Cordaz, che si è visto praticamente scavalcare all'angolino. E così la distrazione successiva ha favorito anche la rete del vantaggio del Bologna. La situazione Crotone fermo a quota 15, parliamo della parte bassa della classifica, Parma a quota 19, quindi sono 4 le distanze tra la penultima e l'ultima, e tra la terz'ultima e l'ultima sono 7, e col Torino praticamente in questo momento i punti sono 8. La situazione delle 4 squadre in coda alla classifica: Torino quota 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15. '70 le reti al passivo del Crotone, 54 quelle al passivo per il Parma. La partita la guida di Francesco Furno, gli assistenti Matteo Bottegoni e Orlando Pagnotta, quarto uomo Ivano Pezzuto di Lecce. Le formazioni scese in campo per quanto concerne la scelta di Serse Cosmi, Cordaz tra i pali, Zigini, poi Golemic, rientra Giuseppe Cuomo, e poi Pedro Pereira, Junior Messias, Jacopo Petriccione, Ahmed Benali, Salvatore Molina, Nuan Cosimi e Samuel Di Carmine. A disposizione di mister Serse Cosmi, Crespi d'Aprile, Dragus, Marco Festa, Enrique Edoardo, Lisandro Magaglianna, Luca Marrone, Andrea Rispoli, Emanuele Rivière, Luis Rocas, Milos Vulic e Niccolò Zanellato. Per quanto concerne la scelta di Sinisa Mihajlovic, la partita praticamente per i felsinei parte da Skurupski in porta, poi Tomiyasu, il giapponese nelle fila del Bologna, Sumaoro, Danilo, poi
Dix, Svanberg, Dominguez, Orsolini, Soriano, Barro e Palacio a sua disposizione, sinistra Mihalovic, Antof, Baldursson, Da Costa, De Silvestri, Icchi, Mbaye, Medel, Olsen, Poli, Sansone, Scuten e Vignato. Per la 28ª giornata di Serie A continuano ad esserci le assenze del 12° giocatore in campo, quindi zero spettatori causa Covid. Padroni di casa che ospitano i Felsinei, un match che potrebbe essere l'ultima spiaggia per il Crotone, ultimo in classifica a 8 punti dal Torino, quart'ultimo, e i Granata che devono ancora recuperare anche un'altra partita. Dall'arrivo di Cosmin gli squali hanno dato però segni di vita, vincendo in casa propria contro proprio il Torino, venendo sconfitti solo negli ultimi minuti dalla Lazio nell'ultima gara all'Olimpico giocata venerdì scorso alle ore 15, in una situazione un po' anomala per la scelta d'orario. La squadra di Serse Cosmi deve fare a meno di Unas, Resa, Cigarini e Luperto. Un 3-4-1-2 la scelta di Cosmi, con Cordaz tra i pali che rivede praticamente in difesa la presenza di Giuseppe Cuomo e al fianco di Golemic e Zigi, e poi Pereira, Petriccione alla mediana, centrocampo Benali e Molina a supporto di Messias e la coppia d'attacco di Carmine e Simi. Un Bologna galvanizzato dall'ultimo successo contro la Sampdoria ha permesso agli emiliani di portarsi a 31 punti, a 9 lunghezze di vantaggio dal terzultimo posto occupato proprio dal Cagliari. Per Mihajlovic sono pochi gli assenti, tra questi praticamente Farago e Santander. Questa la formazione del Bologna, chiaramente anche per Sinisa Mihajlovic una rivisitazione della squadra con un modulo di scelta 4-2-3-1, Scrupsi tra i pali, poi la presenza di Tomiyasu e Danilo, Sumaoro, altro giapponese della formazione di Sinisa, e poi Dix con Svanberg, Dominguez e poi la coppia d'attacco Barro Palacio. La barra sono l'addetto barra Giacomelli e poi all'assistenza c'è De Meo. Arbitro abbiamo detto Francesco Furno di Roma 1 e gli assistenti Bottegoni e Pagnotta. Richiamato Soriano al primo minuto per aver impedito la battuta rapida di un calcio di punizione per i padroni di casa. Fallo in ritardo di Cuomo su Orsolini, solo richiamo verbale per il giocatore del Crotone. Poi al quinto una debole conclusione di Barro, la parata è comoda per Alex Cordaz. Al settimo Cordaz su cross rapido e preciso di Barro e il colpo di testa di Palacio che lo costringe ad un grande intervento per evitare il vantaggio. Ottimo rientro difensivo di Barro che sventa un contropiede del Crotone, poi Orsolini punta sulla destra, mette in mezzo per Palacio anticipato da Zigi,
Siamo subito al quarto d'ora con due iniziative del Crotone. Il tiro strozzato di Molina respinto dalla difesa felsinea e poi la conclusione dalla distanza di Messias deviata in corner da Danilo al sedicesimo, e Molina che su corner di Benali colpisce la palla di testa, ma il tiro è troppo alto, lasciato tutto solo, nonostante fosse lasciato tutto solo in area di rigore. Grande occasione dunque per gli squali. Al diciannovesimo è la volta di Simi per un'occasione incredibile, l'attaccante viene imbeccato da Messias ma da posizione defilata non trova lo specchio della porta. Altra chance per i padroni di casa. Primo ammonito del match lo abbiamo al 22esimo, e Giuseppe Cuomo che ha trattenuto per la maglia Orsolini. Successivamente, un minuto più tardi, viene ammonito Gix per un intervento in ritardo su Molina. Poi è Zigi di testa che allontana un tentativo al volo di Gix da un cross dalla destra di Palacio. Grande murata di Danilo su un colpo di testa di Simi al 25esimo. Crotone sempre vivo con l'azione di Benali, un giocatore molto importante nello scacchiere del Crotone, ma è rimasto a lungo ai box per problemi fisici. Al 28esimo Simi viene anticipato da un soffio da Zix su un'ottima sponda di Benali. Al 32esimo il Crotone va in gol. La punizione di Messias per un fallo batte dai 35 metri, la palla non viene toccata da nessuno, si insacca direttamente in rete, il vizio praticamente di un abbassamento della schiena per non farsi colpire da parte di Golemic in aria, inganna il portiere felsineo e il pallone si insacca sull'angolino opposto. Pallone dunque imprendibile e vantaggio per il Crotone da parte di Junior Messias. Classe 91 giunto al settimo gol in questa stagione. Al 36esimo il Bologna lentamente calato dopo un buon inizio. Al 37esimo ci sono grandi proteste da parte del Crotone per un fallo di Sumaoro di Carmine. Furno viene chiamato al VAR e da quell'azione praticamente nasce la decisione dell'arbitro, dopo aver visto il VAR, praticamente rivisto l'azione al VAR, viene assegnato il calcio di rigore per il Crotone. Viene ammonito anche Sumaoro viene invece annullato il giallo a Pedro Pereira per il fallo avvenuto cronologicamente dopo il contatto in area del Bologna. Al 40esimo dunque batte il suo modo di battere i rigori, non perdona neanche il portiere felsineo, 13esima rete stagionale per il nigeriano attaccante del Crotone. Dunque Crotone 2 e Bologna 0. Al 42esimo viene ammonito Petriccione per un fallo ai danni di Dominguez, viene concesso dunque un minuto di recupero. Scarpata di Dominguez ai danni di Benali, giallo anche per il centrocampista del Bologna. Arriva il 46esimo e l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 2-0 per il Crotone. Decidono dunque Messias su punizione battuta direttamente e poi Simi su calcio di rigore. Doppio vantaggio
del Crotone nella prima frazione. Messias e Simi regalano per il momento 3 punti importantissimi agli squali in ottica salvezza. Bologna ha chiamato a cambiare registro per rimettere in carreggiata una partita molto complicata dopo una buona partenza nei primi 10 minuti di gioco. Inizia dunque il secondo tempo, Cordaz anticipa Palacio in uscita, ma gli animi si scaldano e nasce un battibecco tra i due giocatori. Palacio in spaccata al 51esimo non arriva di un soffio su un ottimo cross di Dominguez. Conclusione a giro di Dominguez vicinissima all'incrocio dei pali al 53esimo. Al 54esimo il tiro di Messias, respinta corta di Scuruzzi, chiusura di Tomiyasu sul tentativo di tap-in di Benali. Doppia respinta, azione pericolosissima, il Crotone non ha fortuna in questo frangente. Al 55esimo Zigi spende un giallo per fermare una ripartenza di Palacio. Al 58esimo Crotone che si difende in massa nella propria metà campo. Benali e Messias aiutano sui vari cross del Bologna. Altri due cambi per il Bologna, fuori Dominguez e dentro Sansone. Poi Vignato entra al posto di Gix. Al 60esimo Palacio ci prova, non trova la porta su un'ottima verticalizzazione di Scuten e qui nascono delle prime indecisioni e degli erroracci che praticamente costano parecchie distrazioni. Non si deve permettere il Crotone una situazione del genere. Al 65esimo, anzi al 63esimo, Skurupski non trattiene un corner di Messias. Scuten è poi decisivo ad anticipare Simi. Al 65esimo, destro potente ma impreciso dello stesso Scuten dai 20 metri. Al 67esimo altro brivido per il Bologna su corner battuto da Benali. Simi sfiora il pallone che arriva sui piedi di Molina, fermato all'ultimo dalla difesa felsina. Tiro di Carmine al 69esimo viene murato dai difensori del Bologna. Dopo il gol subito ha di nuovo alzato il baricentro. Al 62esimo infatti il Bologna con Soumaoro in sacca da pochi passi riapre il match per il Bologna su un grande assist di Palacio che trova tutto solo il proprio difensore al centro dell'area. Questi errori purtroppo non dovrebbero essere commessi e questo sconforta anche i giocatori allenati da Serse Cosmi. Al 67esimo abbiamo detto un brivido per il Bologna su un corner battuto da Benali. Simi sfiora il pallone che arriva sui piedi di Molina ma viene murato dalla difesa felsina. Il tiro di Carmine al 69esimo viene murato dai difensori del Bologna. Abbiamo detto che il Crotone dopo il gol subito alza di nuovo il baricentro, ma al 70esimo altro errore di distrazione. Rete spettacolare di Scuten che la mette sotto al 7 dal limite dell'area di rigore. Cordaz non avrebbe potuto farci assolutissimamente nulla, ma vede anche partire tardi il pallone a causa dei molti difensori che ne disturbano la visuale. Al 73esimo giallo per Palacio che commette uno sgambetto ai danni di Cuomo. Al 75esimo dunque con il risultato ribaltato, tutto da rifare per il Crotone. Crotone 2, Bologna 2. Doppio cambio dunque deciso da Serse Cosmi, viene
messo fuori Di Carmine, dentro arriva Rispoli e poi Vulic prende il posto di Petriccione. Lo sbaglio di Serse Cosmi non a riavanzare la posizione di Messias, che è partito arretrato e quindi Simi è tutto solo. Respinta di Skurupski su un tiro potente ma centrale di Messias, conclusione di Vulic che termina al lato. Brutta palla persa di Tomiasu a innescare l'azione dei padroni di casa. Al 77esimo Kordaz, su una situazione simile sul fronte opposto praticamente, Sansone si vede murato da Kordaz dopo una palla persa da Ben Ali. Skovolsen all'80esimo, errore molto grave dell'esterno del Bologna, tutto solo in area di rigore, spara alle stelle, un assist al bacio di Sansone. Salvato il Crotone. All'81esimo ammonito Danilo, costretto ad aggrapparsi alla maglia di Messias che ferma un'azione pericolosa del Crotone. Nel contatto si strappa la maglia di Messias. All'84esimo il Bologna di nuovo in gol. Skovolsen completa il ribaltone siglando la rete del vantaggio felsineo su tiro di Palacio dal limite dell'area. Respinto da Kordaz, ne approfitta con un tap-in vincente Skovolsen. Ultimo cambio deciso anche da Sinisa Mihajlovic per il Bologna, fuori Palacio, dentro Poli. Morale del Crotone distrutto e Serse Cosmi cerca di prendere molto tardi le misure. Altra forse scelta sbagliata, far entrare Rivier al posto di Giuseppe Cuomo. All'87esimo viene ammonito per perdita di tempo il portiere felsineo Krupski. All'88esimo Lemic ferma fallosamente Sansone, si becca anche un'ammonizione. 3 minuti di recupero assegnati, chiusura decisiva di Zigi a impedire a Skovolsen di siglare la rete del 2-4. Sarebbe stato praticamente un crollo di morale non indifferente per il Crotone, con delusione non indifferente. Al 92esimo viene annullato un gol a Rivier, il cross di Pedro Pereira, tap-in a pochi passi di Rivier che partiva però da posizione di fuorigioco, confermata dunque dal VAR. E al 94esimo l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul risultato finale di Crotone 2, Bologna 3. Incredibile rimonta del Bologna sotto 2-0 all'intervallo, trova la forza di siglare 3 reti per portarsi a casa un importante match in chiave salvezza. Padroni di casa chiudono la prima frazione con un rassicurante doppio vantaggio grazie ai gol di Messias diretto su punizione e Simi su calcio di rigore. Il Bologna però nella ripresa entra con un piglio diverso e schiaccia il Crotone nella propria metà campo. Dopo aver accorciato le distanze con un gol da pochi passi di Soumaoro, assistito da Palacio, Skouten si inventa un tiro a giro che si insacca sotto al 7 per il momentaneo pareggio. E all'84esimo la doccia fredda per il Crotone arriva dunque da Skovolsen su tap-in per una respinta su Palacio da parte di Kordaz, che regala dunque la vittoria a Sinisa Mihajlovic. Con questa sconfitta il Crotone dice probabilmente addio alle già flebili speranze di salvezza, salvo un paio di miracoli quasi irraggiungibili. Ancora una volta la fase difensiva tradisce gli squali, nettamente la peggior retroguardia del torneo con 70 gol al passivo.
Il Bologna sale invece a quota 34 punti, agguantando la decima posizione in classifica. L'aritmetica salvezza è questione di poche giornate. Dopo la sosta per le nazionali, il Crotone farà visita al Napoli e il Bologna invece ospiterà l'Inter. Si riprende il gioco con la vigilia di Pasqua. Analizzando il programma dunque della 29esima prossima giornata, il 3 aprile si scende in campo alle 12.30 con Milan Sampdoria e poi alle 15 al Diego, neobattezzato Diego Armando Maradona di Napoli, sarà la volta di Napoli Crotone, e poi Genoa Fiorentina, Benevento Parma, Sassuolo Roma, Lazio Spezia, Atalanta Udinese, Cagliari Verona. Alle 18 è la volta del derby tra Torino e Juventus e chiuderà il programma alle 20.45 il big match tra Bologna ed Inter. Ventottesima giornata che si apre con Parma 1 Genoa 2 al Tardini di Parma, sotto l'arbitraggio di Daniele Doveri e degli assistenti Stefano Liberti ed Andrea Tardino, quarto uomo Giampaolo Calvarese. Il risultato per il Parma lo sblocca Pelle su assist di Kučka, poi però il Genoa al 50esimo accorcia le distanze e riagguanta il pareggio con Scamacca su assist di Zappa Costa, per poi raddoppiare al 69esimo con lo stesso Scamacca su assist di Piaca. Crotone 2 Bologna 3, abbiamo detto la sblocca nel primo tempo al 32esimo Junior Messias, 8 minuti più tardi ci vuole il VAR per evidenziare un fallo in aria commesso da Sumaoro e poi sarà Nwankwosiimi che realizza la 13esima sua rete stagionale. Il nigeriano del Crotone segna sul rigore la rete del 2-0. Non basta, perché cambia ritmo di marcia il Bologna, qualche indecisione di troppo e chiaramente qualche scelta sbagliata per far uscire Samuel Di Carmine e far entrare al suo posto Vulic. Praticamente questo cambio praticamente lascia isolato Messias in posizione arretrata anziché farlo avanzare, e di conseguenza lascia solo Simi in avanti, per cui chiaramente questa scelta sbagliata, o quantomeno istruzione sbagliata successiva alla scelta di cambio, chiaramente rivoluziona un po' l'attenzione della squadra, che sotto un paio di distrazioni permette al Bologna di pareggiare prima di andare di riaprire praticamente i giochi e poi di pareggiare. E chiaramente al 62esimo è Sumaoro su assist di Palacio a riaprire la partita. Al 70esimo, 8 minuti più tardi, un gran tiro di Scooten su assist di Barro che praticamente pareggia. All'84esimo Olsen che
stabilisce il risultato finale sul 3-2. E quindi l'appuntamento con M91 qui Crotone finisce qui. Speriamo col 3 di aprile di ripartire con un altro ritmo di marcia. Sicuramente una partita difficile quella che aspetta la prossima giornata, la 29esima giornata, il Crotone proprio nel neo ribattezzato stadio ex San Paolo Diego Armando Maradona di Napoli. Una partita difficilissima per il match che vede di fronte il Napoli di Rino Gattuso. Non ci demoralizziamo, forse un paio di miracoli potrebbero servire a qualcosa, dipende da quello che farà sicuramente anche il Parma, che ieri praticamente è incappato in una sconfitta casalinga non indifferente contro proprio il Genoa. Per effetto di questi risultati, questa è la classifica provvisoria: Inter 65, Milan 56, ad un punto dietro la Juventus, ma entrambe le squadre devono ancora giocare. Il Milan che giocherà la prossima partita domani contro la Fiorentina all'Artemio Franchi. La Juventus dunque, poi l'Atalanta quota 52, il Napoli e la Roma quota 50, che sono proprio le due squadre che si affrontano all'ultimo posticipo di domani sera alle 20:45. Lazio 46, Sassuolo 39, Verona 38, Bologna 34 punti, Udinese 33, Sampdoria 32, Genoa 31 con la vittoria a Parma di ieri, Fiorentina a quota 29, Spezia e Benevento 26, Torino 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15 punti. Tra poco in campo scenderanno Spezia e Cagliari, si riparte poi alle 20:45 si dovrebbe ripartire alle 20:45 con Inter Sassuolo, ma causa Covid rinviata, per cui si riparte domani alle 12:30 con Verona Atalanta. Juventus Benevento è la prima delle partite delle 15, seguono Udinese Lazio, Sampdoria Torino, alle 18 è la volta di Fiorentina Milan e termina appunto il 28esimo turno Roma Napoli. Appuntamento dunque domani sera per il quarto d'ora finale di aggiornamento dei risultati e della classifica definitiva dopo la 28esima giornata della Serie A Team. Grazie a tutti da parte di Antonio Milano e appuntamento a domani sera. A mano Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai.